Qualche domenica fa ho raccontato la storia di un pastore che ebbe un impatto su di me quando io ero un adolescente insicuro di sé. Avere uno come lui che credeva in me, anche quando io non credevo in me stesso, mi segnò tanto. Dopo un po' di tempo, questo pastore, questo amico, andò a fare il pastore di una chiesa in un'altra città. Ma anche da lì mi trasmise un'altra lezione che ricordo fino ad oggi. Ve la racconto, successe questo. Un weekend, il loro responsabile dei giovani non c'era, era fuori. Quindi Andrea, questo mio amico, mi chiamò a sostituirlo una domenica. Avevo 19 anni all'epoca, ero il responsabile degli adolescenti della mia chiesa, quindi andai con piacere. Abbiamo passato il weekend insieme e insegnai agli adolescenti la domenica. Quando stavo per partire, rientrare domenica sera, lui mi disse che voleva dirmi qualcosa. Ho detto, ok, va bene. E mi raccontò una storia. La storia di quando lui era giovane e cominciò a lavorare per la chiesa dove io sono cresciuto. All'epoca aveva un lavoro secolare, era architetto se non mi sbaglio, e perciò fece fatica ad accettare l'idea di essere pagato per servire la chiesa, full time, nel ministero dei giovani, che gli avevano offerto. Quindi il pastore che aveva fondato quella chiesa, il responsabile che gli aveva offerto questo compito, gli disse, le chiese devono imparare a dare e i pastori devono imparare a ricevere. Mi raccontò questo e gli risposi, è vero. In quel momento prese dei contanti dalla tasca, l'equivalente oggi di 50 euro. E io dissi, no, che discorso è questo? Era venuto a servire, ad aiutare, non mi aveva neanche sfiorato il pensiero di poter ricevere qualcosa per quello. Lui mi disse, ti ho raccontato questo, così non mi potrai dire di no. Le chiese devono imparare a dare e i pastori devono imparare a ricevere. Mi diede quei 50 euro. Furono i primi soldini che mai ricevetti. Misi quel contante nel portafoglio. Per me era speciale, era sacro, veniva da Dio, no? E quella settimana riflessi su cosa fare con quei soldi. Risparmiarli, magari acquistare dei libri, a me piacciono i libri, portare Sara ad un ristorante. Alla fine feci la cosa che sembrava la cosa giusta da fare. La domenica successiva misi quei 50 euro nella sacca delle offerte. Questo è per te, Signore, mi ricordo pregare. I primi soldi che ho ricevuto sono per te. Ero molto grato. Niente poteva rendermi più felice di ridare quei soldi a Dio. Oggi continuiamo questa nostra serie, Piccoli Grandi Eroi. La concluderemo nel prossimo fine settimana al ritiro, saranno gli ultimi personaggi. E oggi esaminiamo una storia che sorprendentemente gira intorno al modo in cui vediamo i nostri beni nei confronti di Dio e degli altri. Okay? È una storia dell'inizio, proprio dall'inizio, che troviamo nel capitolo 4 della Genesi, la storia di Caino e Abele. Caino e Abele sono i primi figli di Adamo ed Eva, proprio l'inizio, dopo il peccato e dopo che furono rimossi dall'Eden. È una storia forte che parla di alcuni degli impulsi umani più profondi e antichi. Inizia così, ok? Rileggiamo l'inizio. Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse, ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore. Poi partorì ancora Abele, fratello di lui. Abele fu pastore di pecore, Caino lavoratore della terra. Quindi Adamo conosce sua moglie Eva e da questo atto di conoscenza, senza scendere nei dettagli, Eva concepisce e partorisce un figlio, si conoscono, ok? Gli pone il nome Caino, dicendo, ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore. Ora, dall'Antico Testamento, spesso, i nomi hanno dei significati, sono un riflesso del carattere di quella persona. Per esempio, Adamo si chiama Adamo perché viene dal suolo, Adamà. Dall'Adamà viene Adamo, perciò Adamo. Qui c'è anche un gioco di parole, tra il nome Caino, Cain, e il verbo acquistare, Canà. Si chiamerà Caino perché Canà, perché l'ho acquistato. È una dichiarazione curiosa, loro, no? Presagisce come procederà la storia. In Caino c'è una strana logica di acquistare, di commercio, di trattativa, di Dio che fa la sua parte e io faccio la mia. C'è l'aiuto del Signore, ma io l'ho acquistato, questo bambino. È un accenno di come procederà la storia, il suo nome. Eva partorisce Caino. E poi partorisce Abele, il fratello, che non viene spiegato il suo nome, solo che era fratello di lui. Caino diventa lavoratore della terra, Abele un pastore di pecore. Quindi la storia inizia così, crescono, va avanti, diventano più grandi, finché c'è un episodio che rivela i loro cuori e che scatena gli altri eventi della storia. Leggiamo anche questo. Avvenne, dopo qualche tempo, che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore.
Abel offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. Per anni, molti anni, ho trovato questo episodio strano. Non lo capivo. Sia Caino sia Abele fanno delle offerte a Dio. Uno coltiva la terra e offre dei frutti della terra. L'altro coltiva le pecore e offre del suo gregge. Qual è la differenza? Perché Dio guarda con favore l'offerta di Abele, ma non guarda con favore l'offerta di Caino? Perché? Nel corso della storia, varie interpretazioni sono state menzionate. Per esempio, Calvino si basa su un versetto del Nuovo Testamento per dire che Abele offre la sua offerta con fede, mentre Caino non lo fa, fa senza fede. Leggiamo questo versetto di Ebrei 11. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto, quando Dio attestò di gradire le sue offerte. E per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. Un bel versetto, la fede centrerà ancora, centrerà, lo vedremo più avanti. Però non è questo esattamente l'elemento distintivo che il testo della Genesi racconta, ok? Non è. C'è questa interpretazione. Altri studiosi dicono che il problema è che Caino offrì frutti della terra, invece di offrire animali, ritenendo il problema la mancanza del sangue che fosse versato. C'è anche questo. Però Dio stabilisce nell'Antico Testamento offerte non solo con il sacrificio di animali, ma anche di grano e frumento della terra, che è valido. Quindi il problema non è neanche cosa offrono Caino e Abele come adorazione a Dio. Qual è la differenza? Rileggiamo il versetto, va bene? Rileggiamo. Avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Ecco la differenza. Caino fece un'offerta di frutti della terra, frutti qualsiasi, mentre Abele offrì dei primogeniti del suo gregge, i migliori e i più grassi. È il principio che vediamo volta dopo volta nella Bibbia. Cosa occupa il primo posto nel nostro cuore? Da una parte, la Bibbia sovverte già dall'inizio, già da questa storia, uno dei principi più grandi dell'antichità, che secondo cui i primogeniti hanno la primazia sugli altri fratelli. Dio rigetta l'obbligo di per forza scegliere il primogenito come la persona che userà e benedirà. Non è che è come pensavano quelle culture. Dio non guarda a chi nasce per primo, ma chi ha Dio nel primo posto nel suo cuore. Perciò sceglie Isacco invece di Ismaele. Perciò sceglie Giacobbe invece di Esau. Giuseppe invece dei suoi fratelli. Davide invece dei suoi fratelli. Perché sceglie coloro che hanno il cuore interamente per lui. Anche se sono i più piccoli. Agli occhi della cultura si dovevano scegliere i più grandi, i più alti, i più avvenenti. Come quando Dio unge Davide, che era il più piccolo dei suoi fratelli. Dice questo in quell'episodio, leggiamo. Ma il Signore disse a Samuele, non badare al suo aspetto, né alla sua statura, perché io l'ho scartato, il fratello più grande. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Dio sovverte le aspettative della cultura usando chi aveva il cuore dedicato a lui, anche se fosse stato il figlio più piccolo. Sovverte il principio della primogenitura per affermare l'importanza delle primizie del cuore. È ciò che succede qui a Caino e Abele. Caino offre dei frutti, Abele offre dei primogeniti del suo gregge. Caino offre ciò che rimane, Abele offre del meglio che aveva. Caino aveva altre cose al primo posto nel suo cuore, Abele aveva Dio al primo posto nel suo cuore. Perciò Dio non può accettare l'offerta di Caino, perché non può essere secondo. Non perché Dio sia orgoglioso, certo, ma perché se il cuore umano ha già qualcosa prima di Dio, Dio non entra, non c'è spazio. C'è spazio nel nostro cuore per Dio solo se è al primo posto. Poi c'è spazio abbondante per tutto il resto, anzi, espande il nostro cuore. È come dire, per esempio, che una persona sarà presidente di un paese, mentre ci sono già altri presidenti. Non funziona. O che sposerai una donna mentre ne ami varie altre. Non funziona, non va. Dio può essere il nostro Dio solo se occupa il primo posto nel nostro cuore. Se Dio è al primo posto nella nostra vita, tutto il resto può essere in ordine. Se Dio non è al primo posto,
le altre cose non saranno in ordine. Leggiamo qualche altro versetto per approfondire questo principio, ok? E qui mi baso in parte su un sermone che ho sentito una volta di un pastore chiamato Robert Morris, che mi ha aiutato a capire questo meglio, quindi prendo un po' di ciò che ha insegnato quella volta e mi ha colpito. Quindi alcuni versetti del libro dell'Esodo. Ecco, il Signore disse a Mosè, consacrami ogni primogenito tra i figli di Israele, ogni primo parto, sia tra gli uomini sia tra gli animali, esso appartiene a me. Consacra al Signore ogni primogenito e ogni primo parto del tuo bestiame. I maschi saranno del Signore. Ma riscatta ogni primo parto dell'asino. Vediamo questo cosa significa. Con un agnello. Se non lo vuoi riscattare, spezzagli il collo. Riscatta anche ogni primogenito di uomo fra i tuoi figli. Quindi, in questo contesto, Dio dice a Mosè, quando li stava riscattando dalla schiavitù in Egitto, dopo che i primogeniti egiziani erano stati colpiti, i primogeniti, dice questo, dedica il tuo primogenito a me, la tua cosa più importante, il primo che nasce, è mia proprietà, appartiene a me. Dice di procedere così con ogni animale del loro bestiame, doveva essere sacrificato, dice qui, o redento. Vuol dire questo, ci dà due esempi il testo. L'agnello, come esempio di un animale puro, l'agnello, l'asino come l'esempio di un animale impuro per loro. Il primo parto, il primogenito di un animale puro, lo devi dedicare al Signore. Quindi sacrificavano il primo agnello da nascere da una pecora. Facevano questo. Ma riscatta ogni primo parto dell'asino con un agnello, cioè riscatta nell'animale impuro sacrificando un animale puro. Il sacrificio dell'animale puro redime l'animale impuro. Non è la legge secondo cui viviamo oggi, non sacrifichiamo animali, ma il principio rimane, vai vedere? Domanda, noi siamo nati puri o impuri? Impuri, nel peccato. Gesù è nato puro o impuro? Puro, senza peccato. Ora, il puro doveva essere sacrificato per redimere gli impuri, giusto? Gesù è il primogenito di Dio. È il sacrificio di Dio per riscattare noi impuri. Dio non manda un angelo qualsiasi di cui poco gli importa. Manda ciò che è di meglio. Manda il suo primogenito, manda il suo unico figlio. In altre parole, Gesù è la decima di Dio per noi. Dio offre Gesù per primo quando eravamo impuri nel peccato. E questa è la differenza tra l'adorazione di Caino e l'adorazione di Abele. Abele offre la sua decima, la prima parte, i suoi primogeniti, la cosa migliore che aveva. È una dimostrazione che Dio è al primo posto nel suo cuore. E questo è qualcosa che rimane fino ai nostri giorni. Vogliamo onorare Dio anche con la prima decima parte, ridandogli il 10% di ciò che ci dà. I primi 10% redimono gli altri 90%. Ok? Apro una parentesi per parlare di questo principio della decima che troviamo in alcune parti, varie parti della Bibbia, prima di proseguire con la storia, ok? Una parentesi su questo. La prima cosa che dico qui è rivolta a chi non sa ancora cosa crede, chi non ha ancora Dio come il tuo Dio, magari lo stai esplorando, non sai esattamente cosa credi, non ti ritieni cristiano. A te dico, questa parte qui non è per te, ok? Non ti preoccupare. Dio non vuole niente di tuo. Non vuole denaro, non ti offre uno scambio, niente. Il Vangelo è grazia. Dio si dona a noi in Cristo. Gesù abolisce la logica della trattativa, che era la logica di Caino. Faccio per te un po', così fai per me un po'. Non è questo. Il messaggio di Dio per te è l'offerta gratuita e meravigliosa di salvezza in Cristo. Ok? Ascolta questa parte. Ora, una volta che capisci l'estensione della grazia di Cristo, come l'agnello di Dio che è sacrificato per noi, e questo trasforma la nostra vita e ci dà un cuore sereno, soddisfatto, che brama benedire altri e estendere questa grazia ad altri. Allora la domanda che sorge è, come gestisco ciò che Dio mi ha dato per onorare Lui e benedire gli altri? Un esempio, è come una coppia che ha un figlio, a cui non si deve dire, dovete comprare vestiti per il bambino, cibo, pagare la scuola, eccetera. Un figlio costa, e molto. Ma lo facciamo perché lo amiamo, nasce da dentro. Anzi, non riusciamo neanche a pensare ad avere figli che non sosteniamo. Troviamo proposito e piacere nel provvedere a loro. Diventa la priorità.
Io ho più piacere nel pagare, per esempio, la scuola di Pietro e Matteo di comprare le cose per me. Faccio quello prima e poi, se rimane, poi facciamo cose per noi. È questa l'idea, è questa l'idea. E ho più piacere ancora di arrivare alla domenica mattina, sentire quel contante in tasca e pregare il Signore, grazie di ciò che mi hai dato. Questo è per te. È qui che arriva l'insegnamento della Bibbia, di vedere ciò che abbiamo come proprietà di Dio. Siamo amministratori incaricati di gestire ciò che Dio ci provvede per il nostro sostegno, certo, assolutamente, e per espandere il regno di Dio, per provvedere ai bisogni del mondo, benedire altri, certo, anche, pure. La domanda che nasce è come farlo. Leggiamo allora alcuni altri versetti su questi, due altri versetti. Ogni decima della terra, sia delle raccolte del suolo, sia dei frutti degli alberi, appartiene al Signore, è cosa consacrata al Signore. Un altro, Proverbi. Onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno ricolmi d'abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di mosto. È il principio della decima, che io trovo un principio brillante, per dire la verità. Non un valore fisso, ma un percentuale, in modo che non è pesante per chi ha poco, ma è proporzionale per tutti. La decima parte, il 10%, chi guadagna 500, ridia al Signore 50, chi guadagna 1000, ridia 100 e così via. Trovo saggio che non sia un valore fisso, ma che sia un valore chiaro, molto saggio, il 10%, perché il nostro cuore è ingannevole. Trovo scuse e giustificazioni per disobbedire al Signore. Conosco il mio cuore, se dipendesse da me non darei niente a nessuno, certo. Quindi trovo saggio la chiarezza della decima, ridare al Signore per benedire gli altri il 10% di quanto guadagna. Domanda, ma questo non è un principio dell'Antico Testamento e non del Nuovo Testamento e perciò non è obbligatorio per i cristiani? Ora, la parte della legge che viene compiuta e abolita in Cristo è il sistema di sacrifici che è compiuto nel sacrificio di Cristo. Però il resto, la parte morale sulla condotta, se non viene commentata nel Nuovo Testamento, rimane. Il Nuovo Testamento infatti non dice donate la decima, ma come non ripete non uccidere. Non perché non abolisce, giusto, non perché non abolisce il comandamento, però perché presuppone il comandamento. Anzi, va oltre. Il Nuovo Testamento parla di essere generosi, che significa certo non donare meno della decima. Vediamo cristiani donando beni e proprietà oltre, molto oltre il 10%. L'idea è al minimo onorare Dio con la decima parte di ciò che ti provvede. Ma se puoi anche andare oltre. Magari l'80% ti basta e vuoi donare 20% e così via. Conosco persone che vivono con 10% di ciò che ricevono e donano il 90%. Alcuni riescono ad arrivare a questo e benedicono tanta gente. Quindi quando il Nuovo Testamento parla di essere generosi, non significa non donare o dare di meno, ma come incoraggiamento per chi può e si sente chiamato, si nasce da dentro, anche andare oltre la decima. C'è saggezza nell'avere un percentuale chiaro. Ma ripeto, ciò che conta è il cuore. Sì, è il cuore. È la nostra adorazione con la prima e la miglior parte dei nostri beni. È il riflesso del primo e miglior posto che Dio occupa nel nostro cuore. Prima di tornare a Caino faccio una domanda. Tutto questo che emozioni suscita nel tuo cuore? Se hai un cuore ansioso e che brama sicurezza, come ce l'ho io, pensare a dedicare il 10% di ciò che ricevi a Dio suscita apprensione. Oh, 10 non è poco, eh? Sto già stretto usando tutto il mio stipendio per me stesso, come faccio? Tranquillo, non avere colpa, anch'io ho questi sentimenti, provo questi sentimenti, sono umani. Cerca di vederla in questo modo. È molto meglio vivere con 90% benedetti da Dio che vivere con 100% che non è benedetto. La Bibbia ci dice di non vederla come uno scambio in nessun modo, ma è un affarone, giusto per spezzare la nostra dipendenza dal denaro. Dire io non vivo per questo. Posare la nostra speranza in Dio, sperimentare la cura con cui provvede per noi. Porte che si aprono oltre i nostri sforzi. Certo che vale la pena. Sarai molto più felice onorando Dio con ciò che hai e avendo questa pace nel cuore di quanto sarai avendo il denaro come la tua sicurezza e il comfort come lo scopo della tua vita. Immaginati alla fine della vita, riflettendo su come hai usato ciò che hai avuto. Le cose che ti porteranno più gioia, non sarà ricordare del costo dei viaggi che hai fatto,
dai vestiti che ha indossato, tutto questo. Sarà pensare, le offerte che ho dato hanno sostenuto il lavoro della Chiesa per aiutare altri a conoscere Dio, per trasformare vite, per provvedere loro cura pastorale, per insegnare ai bambini, per aiutare gente povera, per finanziare l'inizio di nuove chiese. Sarai fiero delle risorse che hai usato, non per il comfort, ma per la missione. Io almeno lo sarò. Un giorno parlavo con un ragazzo che è rimasto da noi qui a Roma, in chiesa, da noi per un anno e poi è tornato nel suo paese. Era ancora studente, ma sosteneva me e Sara con qualcosa al mese, 50 euro al mese. Io e Sara siamo sostenuti da donatori e chiese fuori dall'Italia, proprio per usare le offerte della chiesa, quello che raccogliamo, per sostenere altri, per le spese nostre, sostenere altri, anche italiani, per espandere il lavoro della chiesa. Quindi perciò ad agosto andiamo in Brasile per visitare le chiese che ci sostengono. Perciò sono stato in America a marzo e sarò un weekend in Corea a giugno per cercare sostenitori in questi casi, non per noi ma per la Chiesa, perché vogliamo crescere, vogliamo provvedere nuove persone che si dedicano full time o part time a servire la Chiesa e guidarci nel raggiungere nuove persone. Le Chiese devono imparare a dare e i pastori e persone che fanno questo come lavoro devono imparare a ricevere. Quindi ho scritto per ringraziare questo ragazzo. Mi ha risposto, che scherzi, questi sono i migliori 50 euro che spendo. È vero, anche per me, i migliori soldi che spendo. Oh, molto. Non sono per i ristoranti o acquisti o la scuola dei bambini, ma sono quelli che offrono al Signore domenica mattina. Oh, molto meglio. Non c'è investimento che ci dia tale rendimento, che dura in eterno, vite trasformate. Non c'è. Riconosco che a una persona che non ha ancora questa abitudine possa far paura cominciare a dedicare, come dice la Bibbia, il primo 10% di ciò che riceve. Certo, hai questi sentimenti e non iniziare finché non nasce da dentro, finché non è genuino, finché non lo fai con il cuore. Se non c'è questa motivazione ancora, non lo fai. La Bibbia ci dice di donare sempre con il cuore. Ma in un altro brano Dio dice questo, fai una prova, metti Dio alla prova. Mettimi alla prova, dice Dio. Inizia a onorarmi con parte di ciò che ti do e vedi se la mia benedizione non sarà molto più grande di tutto questo. Leggiamo quest'altro brano, prima di tornare a Caino e Abele. Tornate a me e io tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti. Ma voi dite, in che modo dobbiamo tornare? L'uomo può forse derubare Dio? Eppure voi mi derubate. Ma voi dite, in che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte. Voi siete colpiti da maledizione, perché mi derubate, voi, tutta quanta la nazione. Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché ci sia cibo nella mia casa. Poi mettetemi alla prova in questo. Mettimi alla prova, dice il Signore degli eserciti. Vedrete se io non vi aprirò le caterate del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Mettimi alla prova, dice Dio, vai. Sarai colpito non da ciò che lasci andare, ma da ciò che ricevi. Ed è molto vero. La storia di Caino e Abele dimostra come la nostra devozione è un riflesso del nostro cuore. Ci mostra anche come abbia un impatto sulla nostra vita e sui nostri rapporti. Il nostro rapporto con Dio determina il nostro rapporto con il nostro fratello. Che come finisce la storia? Vediamo come finisce. Caino ne fu molto irritato e il suo viso era battuto. Il Signore disse a Caino, perché sei irritato? E perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene, non rialzerai il volto. Ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te. Ma tu dominalo. Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele. E trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e lo uccise. Il Signore disse a Caino, dov'è Abele, tuo fratello? E le rispose, non lo so, sono io forse il guardiano di mio fratello? Il Signore disse, che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Che interessante. Il nostro rapporto con Dio determina il nostro rapporto con il nostro fratello. Non vuol dire certo che finiremo per uccidere qualcuno, no. Ma forse li uccidiamo nel cuore. Passa qualcuno in una bella macchina e li giudichiamo nel cuore. Sentiamo di qualcuno che è stato promosso al lavoro e il nostro cuore è consumato da invidia, ambizione e rabbia.
Guarda che interessante, come reagisce Dio? Dio non fa accuse, fa solo domande a Caino. Perché sei irritato? Poi, dove è Abele tuo fratello? Poi, che hai fatto? È la stessa cosa con noi. Dio nella sua gentilezza ci fa domande. Perché sei irritato? Perché Dio? Perché io sono in questo autobus puzzolente mentre quello scemo passa in una decapotabile rossa? O siamo noi nella decapotabile rossa? Magari, eh? Ma invidiosi di qualcun altro che ha ricevuto un bonus più grande del nostro a fine anno. Non importa se abbiamo pochissimo o tantissimo. È il risultato di un cuore dove Dio non è al primo posto. Insoddisfazione, litigiosità, avidità, rabbia. La strada di Caino. Concludo. Concludo con due applicazioni, ok? Due cose. La prima è la parola conclusiva, è rivolta a quelli di noi che non sanno ancora cosa credono, che stiamo esplorando, stiamo all'inizio di un percorso, quelli per cui la fede cristiana non è ancora tua, non è tua. A te dico, questo discorso di donare, ripeto, non è per te, non ti preoccupare, no, non sei pronto a donare niente finché tu abbia primo donato a Cristo il tuo cuore. Inizia con il cuore. Preferiamo che lasci passare la sacca delle offerte quando passerà. Non sentirti obbligato in nessun modo. Diciamo ogni domenica, sei qui per ricevere. Il Vangelo è grazia ed è gratis. Non ti chiama a pagare niente. Anzi, ti chiama ad accettare il prezzo che Dio ha pagato. Ad accogliere il primogenito che Dio ha provveduto. A lasciarti trasformare del sacrificio che Dio ha fatto. Offrendo del meglio che aveva. Offrendo il suo unico figlio, l'agnello puro di Dio per redimere noi impuri. La mia parola a te è: ricevi la decima di Dio a te. Ricevi la pace di Cristo nel cuore, che è l'unica cosa che guarirà i nostri cuori insicuri. Afferra questa grazia. Cristo vuole donarla a te. Prendi questo. Questa è la parola, questa applicazione. La seconda cosa è rivolta invece a noi che ci stiamo. Cristo è il nostro primo amore. Vogliamo ringraziarlo e onorarlo con il nostro intero cuore. La cosa qui è: metti Dio alla prova. Comincia a onorarlo con ciò che hai. Ti incoraggio, come un peccatore egoista, braccino corto, che è tentato a trovare il suo valore nell'efficienza e nella produttività e che fa fatica anche a comprare un regalo per un compleanno ad un amico, ma che ha trovato libertà in Cristo. Quanto è bello essere liberi dall'attaccamento ai beni. Senti che l'aria è pulita, senti che bello, non c'è niente che io possa fare con le mie risorse che abbia più valore di contribuire all'opera di redenzione di Cristo. Bello, fai questo. Concludiamo tutti contemplando Cristo, ok? Contemplando l'abbondanza della ricchezza che Gesù ci provvede. Leggo un ultimo versetto, che è questo. Infatti voi conoscete la grazia del Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. In Cristo possiamo essere sull'autobus puzzolente, ma siamo ricchi. Non abbiamo bisogno di nient'altro. Possiamo donare anche del poco che abbiamo. E siamo così ricchi di spirito, perché Gesù, pur avendo nelle sue mani tutte le ricchezze dell'universo, si è fatto povero per noi. Non ha donato solo parte di ciò che aveva, si è donato completamente, fino in fondo, fino alla croce. Questo è il sacrificio che ci redime e ci trasforma. È questa la grazia che vogliamo estendere ad altri. Ed è questa la grazia che ora ci nutre.